E no, cara signora, io sono Billy Foster, ma che è sta cafonata? Ciao a tutti i farabutti da Billy Foster, meglio conosciuto come le top commentator di YouTube, ed oggi, ragazzi miei, mi tocca fare questo video perché in ogni posto che andavo, dovunque io mi fermassi o chiunque io incontrassi, c'era qualcuno che mi diceva: Bassano, sei tu? Peraltro tutta questa gente rideva ed io ho pensato: ma che patamenchia vogliono da me tutti questi? E quindi ho dovuto informarmi per capire che cosa fosse, di che cosa si trattasse. E credo che molti di voi, come me, non sappiano di cosa si stia parlando. Praticamente si tratta di un video virale. Un'insegnante è stata ripresa dai suoi alunni in evidente stato confusionale e mentre fa l'appello alla classe continua impellente a domandare: Bassano? Presente. Sei tu? Bassano a quanto pare è uno degli alunni della classe e continua a confondere la professoressa, prima confermando di essere lui e poi subito dopo dicendo che non è lui. Rispondete Bassano? Presente. Bassano? Sì. Bassano? Sì. Bassano. È lui o non è lui? È lui o non è lui? Ovviamente non sapremo mai chi è questo Bassano, ma tale notizia, questa notizia, ha praticamente diviso l'opinione pubblica. C'è chi sta dalla parte della professoressa e Jackie Chan non c'entra nulla. E volevo dire che c'è chi è dalla parte invece degli alunni e di compagni di Bassano. Ora io dico, ma chi non avrebbe riso davanti a una situazione stranissima e paradossale come questa? Cioè, sfido chiunque abbia intrapreso una carriera scolastica a non ridere dinanzi ad una situazione del genere. Ovviamente l'unica differenza tra noi più vecchi e i più giovani è che non avevamo nulla con cui filmare, altrimenti io adesso avrei almeno 3 ergastoli. Il problema serio, la domanda più seria e più sensata è: ma questa insegnante può davvero insegnare? Il MIUR sta già verificando l'idoneità dell'insegnante a svolgere la sua professione ed anche però a sanzionare i ragazzi che non hanno mostrato rispetto nella professoressa. Soprattutto non è che si può passare l'intera giornata a fare l'appello. Poi non lamentiamoci se i nostri nipoti, i nostri figli, i ragazzi di oggi sono così ignoranti. Peraltro sono state anche raccolte alcune dichiarazioni di questi alunni di questa scuola che appunto dicono: parliamoci chiaro, lei non potrebbe fare niente, non potrebbe insegnare e la preside non so perché la tenga. Oppure anche questa: ha sbagliato la classe, ha sbagliato lui, però lei non può insegnare, questa professoressa la mettono a fare supplenze, lei è a scuola senza un'occupazione precisa, ogni tanto fa corsi su cittadinanza e costituzione, che è quello che lei dovrebbe insegnare. Molti invece dicono che dovevano essere gli stessi alunni a segnalare l'inadeguatezza di questa professoressa. Ma sul serio, che cos'è fantascienza questa? Cioè, quando mai gli alunni hanno avuto credibilità dinanzi ad un preside? Signor preside, la professoressa non è in grado di insegnare. Ah sì? Davvero? E cosa glielo fa credere, signor Bassano? E continua a chiedermi se sono presente. Signor Bassano, lei è sospeso a vita. Ma che c***a? Sì, sarebbe finita sicuramente così. Io non vedevo l'ora di crescere solamente per questo motivo, per essere più credibile. Sta cosa mi fa sia ridere che un po' riflettere, ma voi ragazzi miei cosa ne pensate? Ovviamente fatemi sapere sotto con un commento. Ha ragione la prof? Cioè, la prof non può avere ragione, la prof non era in sé. Oppure avevano ragione gli alunni e Bassano? E soprattutto voi cosa avreste fatto? Ma il quesito più importante invece è: Bassano! Io che cazzo ne so?